In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo Se si 42 su considera, diciamo, RTV. che il cervello è l'organismo più complesso che esiste nel nostro universo, ci sono 100 miliardi di neuroni, 160.000 km di connessioni, un numero incredibile e incalcolabile di sinapsi che variano di momento in momento, no? Le nostre sinapsi, per esempio, quelle di Alessia, quelle sue e quelle mie, alla fine di questa oretta di conversazione non saranno più le stesse di quando la conversazione l'abbiamo iniziata. Permetto agli E studenti, questo perché si si vede. vede, si ha la sensazione di aprire nelle loro teste, devo dire, dei mondi nuovi, e questo credo sia una soddisfazione impagabile. Wow! Hai fatto un racconto meraviglioso, mamma mia, immenso! Volete lo Accidenti! rifaccio? No, 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 fantastico, ma insomma ci sarebbero, vabbè, si potrebbe parlare per giorni ovviamente. Beh, comunque, il suo lavoro è nato da un impulso La creativo, neuromodulazione alla ormai è una fine, cosa no? personalizzata, cioè si applicano o delle deboli correnti su determinate regioni cerebrali dall'esterno o dei campi magnetici sempre dall'esterno del cranio che penetrano per un principio fisico all'interno del cervello e si trasformano in elettricità, oppure si fanno con quella invasiva degli interventi chirurgici e si posizionano in strutture piccolissime, pochi millimetri della profondità del cervello, degli elettrodi connessi poi tramite dei cavi sottocutanei a dei generatori di impulsi che riescono a restituire una modalità un po' più fisiologica di funzionamento di alcuni circuiti cerebrali che sappiamo essere malfunzionanti all'interno di determinate malattie. Quindi sempre di correnti si tratta, ma siamo su mondi completamente Alessia separati. Zecchini, apneista italiana, pluriprimatista mondiale in 6 discipline nell'immersione di apnea dal 2019, campionessa europea indoor e campionessa del mondo outdoor. A 13 Prima anni in il primo piscina, appunto, con le brevetto. gare indoor e poi con le gare in profondità, in cui negli anni ho vinto 17 medaglie di oro ai mondiali, ho realizzato 38 record del mondo. E sicuramente dal 2019 ho scelto di focalizzarmi soltanto sulle gare in profondità perché amo il mare, adoro il mare e anche per questo, appunto, spesso mi batto per il nostro pianeta perché, come hai detto tu, il 70% del nostro pianeta è fatto di acqua. Sarà un caso, ma anche il nostro corpo, quindi dipendiamo veramente tanto dall'acqua e la maggior parte dell'ossigeno dipende dai nostri mari e oceani. E ti posso dire che da quando ero piccola ho visto tantissimi mari nel mondo e tutto è sempre peggio, inesorabilmente ogni anno. Non c'è più pesce da nessuna parte, i coralli sono morti ovunque. E fai gare in tanti Quindi luoghi diversi. Ecco, la diversità dell'ambiente in qualche modo influisce sulla, non so, sulla gara, sulla psiche, sul desiderio di certo, è partecipare o non fondamentale. so. Per noi ogni mare è diverso, ma cambia anche semplicemente in Italia, dalla Liguria alla Sicilia, è tutto completamente diverso. Ovviamente viaggiando per noi è importante la temperatura dell'acqua, più facile nei mari caldi, gli ultimi due record li ho fatti nelle acque delle Filippine. L'altro fattore che è veramente il più fondamentale di tutti è la corrente, ovviamente. Nel momento che c'è corrente durante il tuffo, tutto diventa molto più difficile perché ti porta a distanziarti dal cavo, a spingere in una direzione sbagliata. E quindi è importante andare sul luogo dell'appuntamento qualche settimana prima, cercare di studiare un po' il mare, sperare di essere abbastanza fortunati, sperare che la luna magari non si avviene e quindi possa far cambiare troppo le Ma maree. E quanto tempo ovviamente rimani tutto sott'acqua quando fai il record? sui 4 minuti, in profondità 4 minuti in movimento, 4, 4 e 4 minuti. mezzo. Molto Tantissimi. meglio della guida acustica, perché la guida acustica de depriva, diciamo, il non vedente di un'altra facoltà sensoriale, no? Da Quando io vidi questa dall'ambiente. cosa, e per tornare al discorso di prima, ne rimasi un'altra volta molto emozionato, mi si accese una lampadina nel cervello e dissi: ma secondo me, se spostiamo questi braccialetti alle caviglie dei pazienti con malattia di Parkinson, possiamo ottenere dei benefici sul cammino, perché nella malattia di Parkinson uno dei problemi più importanti
e che questi Ma che pazienti, meraviglia, guardi, veramente quindi qua, fantastico. quando vi dicevo che noi ci divertiamo a fare questo lavoro, facendo anche delle Certo. cose utili fondamentalmente. Certo, Molto utili. assolutamente fantastico. Senta, la domanda è E a provocatoria. destra devo dire che questo dito l'abbiamo fatto anche impermeabile, perché così uno si può portare anche quando fa il bagno e va a sottare. Grazie, complimenti, veramente. È bello, è particolarmente bello questo incontro tra voi due perché lei parla di, come dire, di risolvere situazioni fisiche in qualche modo degradate, invece qui abbiamo un atleta che sta al top della prestanza Beh, fisica, penso che sia insomma. fondamentale l'autocontrollo nella mia disciplina, il saper controllare tutte le proprie emozioni. Ovviamente è importante una preparazione fisica adeguata, perché diciamo che, tra virgolette, è facile scendere, ma il problema è risalire, perché la pressione che riduce appunto i nostri polmoni a un pugno è quella che riduce l'aria all'interno del nostro corpo, quindi dopo i 50-60 metri cadiamo, letteralmente, si chiama free fall o caduta, verso l'obiettivo che ci siamo posti senza nessuno sforzo fisico, semplicemente 1 metro al secondo verso l'obiettivo. Il problema è che proprio quella spinta che ci aiuta verso l'obiettivo dobbiamo sovrastarla al contrario, nel momento che decidiamo di risalire. E quindi bisogna comunque essere. In contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi autorevoli interpreti.